Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon sabato 28 settembre, care amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video, tanti, e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ma vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube. Ieri ormai è storia. Domani è ancora un mistero, ma oggi sabato 28 settembre, è un dono meraviglioso, la vita. Ieri il Milan ci ha regalato un'altra bella serata. Allora io, per festeggiare, e allora sarà ancora bello quando vince il Milan, la canzone di Enzo Iannacci, un verso di una canzone di Enzo Iannacci. È stata una partita come mi aspettavo, complicata, difficile. Sapevo che sarebbe stata poco spettacolare, almeno per lunghi tratti. Ieri, parlando con un collega, ha detto: "Bravo il Milan, perché sa anche vincere queste partite dove non gioca ai massimi livelli." Io non sono molto d'accordo con lui. Mi aspettavo una partita del genere, è stato un Milan della pazienza. Sapete, ve lo ricordo per anni, ve l'ho sempre ricordata questa frase di Sun Tzu: chi è prudente ed è paziente con un nemico che non lo è sarà vittorioso. Il Lecce è stato paziente e prudente, ma il Milan lo è stato di più. Quindi mi aspettavo una partita non molto spettacolare. Ma queste vittorie dell'autorevolezza, della sicurezza, dell'autostima, certamente sono un secondo indizio. Vi ho detto che voglio tre indizi per avere una prova. Il primo indizio è stata la partita con l'Inter, il secondo indizio questa con Lecce, che rispetto ad altre però non mi ha mai preoccupato sul piano nel momento in cui la partita contava, cioè nel primo tempo. Non ho mai temuto, non ho mai visto la difesa del Milan in grandi angustie. Per me è stato di più contro il Venezia, anche se ha tirato di più il Lecce, ma il Venezia aveva mostrato delle evidenti lacune a livello di sbandamento, a livello di sicurezza. Oggi invece mi sembra che in generale questo Milan abbia acquisito stia acquisendo la mentalità giusta. Poi ecco le individualità, la bellezza dei tre gol. Ieri ho scherzato quando ho detto che Guy Cocheval, il direttore del Museo d'Orsay, il museo degli impressionisti, il museo davanti, un'ex stazione ferroviaria davanti al Museo del Louvre. Ve lo dico anche il numero: più 33 1 40 49 48 14. E mi sono immaginato che di trovare sul mio telefonino questo numero e che Guy Cocheval mi dicesse: voglio questi tre capolavori nel mio museo da mettere di fianco ai grandi quadri di Monet, Manet, Gauguin, Van Gogh e gli altri splendidi Toulouse-Lautrec, splendidi pittori proprio dei tempi della Belle Époque, dell'impressionismo. E sono stati veramente tre capolavori. Il primo di Alvaro Morata, con quel colpo di testa, è salito un colpo di testa, una frustata splendida, era proprio sotto di me una frustata meravigliosa. A proposito, magari qualcuno si chiederà, io non lo sapevo, l'ho letto ieri sera. Magari qualcuno di voi non lo so, glielo dico io. Per quale motivo Morata, Alvaro, il corsaro che ci ha guidato all'arrembaggio, si è tagliato i capelli praticamente a zero, cortissimi. C'è un motivo, l'aveva già fatto, non è un motivo di look. Lui qualche volta si taglia i capelli così per essere più vicino ai bambini che sono sottoposti a cure oncologiche e non possono, dice lui, avere i capelli che ho io,
Allora io mi taglio i capelli come loro. Loro non possono avere i capelli come i miei. Io posso avere i capelli come loro. Un gesto straordinario che non conoscevamo già ai tempi dell'Atletico Madrid, si era tagliato i capelli, ma è un modo per essere vicino a questi ragazzi che, o a questi bambini che sono sottoposti a queste cure. Ecco perché i capelli tagliati a zero praticamente da Alvaro Morata. Poi c'è stato un passaggio di Leao, poi nelle belle pagelle parleremo dei singoli, che mi ha ricordato il passaggio di un altro splendido giocatore portoghese, Rui Costa, quando ha liberato Theo Hernandez, che ha tirato un tiro dal basso in alto di una potenza devastante, di una forza incredibile, per poi chiudere, dopo che due volte il povero Tammy Abraham, che ieri si è prodigato, Luca Didi con il quale sono stato ieri sera a pranzo, ieri sera a cena per meglio dire, ieri mi diceva che era a bordo campo e ha visto il lavoro splendido di Tammy Abraham che non è riuscito a concretizzare, poi è arrivato Pulisic per il terzo gol. Il Milan è in testa, sì certo re per una notte, ma intanto è in testa. Sinceramente sapete che io sono ottimista sempre di natura, tanto è vero che vi ricordate ho giocato il Milan vincendo 3-1 con l'Inter, ma non pensavo dopo un inizio così complicato, difficile, avvolto nelle polemiche, avvolto dalle prefiche, avvolto da tutti coloro che criticavano, magari anche legittimamente, il gioco del Milan, magari la scelta dell'allenatore. Non pensavo che il Milan ne uscisse così, grazie probabilmente proprio all'allenatore, che è stato decisivo, ha convinto i giocatori, magari poco convinti all'inizio della sua avventura, quale fosse la strada, e li conquista con queste sue educazioni. Non è uno che parla molto con i giocatori, mi hanno detto, però l'hanno imparato a conoscere, quindi parla poco, ma esprime molto il suo sentimento. Le pagelle, Maignan 6,5, sempre preciso, sempre puntuale, sta veramente bene, gli diamo un bel 6,5, non sbaglio un intervento con questa palla che sembra attaccata al suo petto, mi è piaciuto. 6 Emerson, è in progresso, ha sbagliato un paio di cross, però lo vedo sempre più coinvolto nella squadra e speriamo che faccia un ulteriore salto di qualità. 6,5 a Gabbia, 6,5 a Tomori, non sono stati molto impegnati, ma sono stati straordinari nel rendere facile ogni intervento e in questo momento danno grande sicurezza. In attesa, io non lo scarico certo, che torni Barracuda Pavlovic. Theo Hernandez si divide la palma del migliore in campo con Morata, 7,5 per il cross del gol, per il gol molto bello, e io do 7,5 a Theo Hernandez, che sta, chissà perché il Milan incomincia a giocare bene, incomincia a vincere, quando Theo Hernandez incomincia a star bene e incomincia a vincere i suoi duelli. A centrocampo 7 a Fofana, si è prodigato davanti alla difesa, che grande giocatore, me l'avevano detto, attenzione, Fofana è uno che fa giocare bene anche i suoi compagni, certamente un bel 7 a Fofana, 6,5 a Reinders, che è stato un giocatore, ieri non ha brillato sul piano del guizzo, ma ha brillato sul piano della continuità, e gli diamo un bel 6,5 come a Pulisic, poco servito ieri, prende questo voto anche per il gol, il quinto gol mi sembra in 5 nelle ultime partite, segna sempre lui, e quindi gli diamo un 6,5 a Pulisic. Dall'altra parte Leao, gli do 7, non lo metto il migliore in campo perché sennò sarebbe una provocazione quasi, però ieri l'ho proprio detto anche a Fonseca, una delle migliori partite di Leao nel Milan. Molti non sono d'accordo, ma signori, accusiamo Leao
di non essere sempre presente nei 90 minuti. Accusiamo Leao di aiutare poco i compagni. Secondo me ce l'ha fatto capire Fonseca. I compagni vogliono e giudicano Leao per la fase difensiva e la presenza. Secondo me la vicinanza di Abraham, di Morata, questi esempi stanno scuotendo Leao, non solo per quello che riguarda la qualità e il suo scatto e la sua e proprio in queste partite come quelle con Lecce, il suo scatto, il suo dribbling fanno sempre la differenza. Ma ieri l'abbiamo visto non venire indietro così per dare una mano e farsi vedere, no. È stata una partita utile, io la metto fra le migliori partite. Il primo passo verso Leao, verso un Leao fuori classe. Adesso è un campione, però deve essere più continuo e ieri mi è piaciuto. Spero che riesca a conciliare ed essere lucido poi nelle conclusioni. Ma il passaggio a Teo è stato straordinario. Migliore in campo insieme a Teo Hernandez. Non metterò peggiori, metterò i due migliori, Theo Hernandez e due frecce su quando si gioca così, si è in testa alla classifica. Theo Hernandez è appunto Morata. Morata ha aiutato la squadra, ha segnato il gol decisivo, ha preso la palla per far nascere l'azione dell'ultimo gol. E insomma, un grande campione, un campione carismatico, un aiuto ai giocatori più giovani. E quindi diamo un grande voto a Morata, migliore in campo insieme a Theo Hernandez. Mi sono piaciuti quelli che sono entrati, Loftus-Cheek che ha colpito anche un palo, una traversa con un po' di fortuna, però è ben entrato nel momento caldo della partita, quando il Lecce tentava qualcosa, poi al Milan ha giocato in 10, è stata importante la presenza di Loftus-Cheek. Musà cerca di imparare il suo mestiere, anche il suo possibile futuro mestiere di difensore, scusate, di centrocampista davanti alla difesa. Diamo 6 e mezzo, non sto a dare tanti voti. Mi è piaciuto Chukwueze, l'ho visto voglioso, l'ho visto disponibile, calcoliamo che è un giocatore offensivo sulla fascia, l'ho visto andare a lottare, è un giocatore molto generoso, molto attaccato alla maglia. Meriterebbe di segnare presto un gol e gli diamo un bel voto a 6 e mezzo. È entrato Jovic, si è dato da fare. Peccato Bartesaghi. Bartesaghi è stato sfortunato. Non ho ben capito quell'intervento perché le regole continuano a cambiare. È arrivato sulla palla, poi puff, è intervenuto piuttosto pesante sull'avversario, però è intervenuto sulla palla e come dice qualcuno, non poteva poi scomparire. Sull'abbrivio, per molti è stato un errore, per altri invece era giusta l'espulsione. Diciamo che è un'espulsione sfortunata per Bartesaghi che non voleva fare male all'avversario, tanto è vero che è andato sulla palla ed è forse stato l'errore, anche se grave, dell'arbitro, non aiutato dal VAR, dell'arbitro Zufferli che vi ho detto seguitelo e in effetti, salvo questo episodio, in una partita facile ha diretto bene. Signori, chiudiamo con Fonseca, non è che mi dimentico Fonseca, gli diamo un bel 8, l'allenatore del Milan, ha giocato, o meglio, ha messo in campo, ha schierato, non giocato, ha schierato una squadra che ha ripetuto in maniera differente, ha interpretato la partita bene, non ci aspettavamo un Milan che progredisse così in fretta. Lui è sempre molto cauto, non è mai contento, vuole migliorare ancora. È venuto a Milano tra lo scetticismo generale e in questi casi il tifoso va conquistato solo con i risultati. E quindi i tifosi sono contenti, siamo felici. Ci sono stati dei momenti piuttosto turbolenti nelle ultime settimane, però adesso gustiamoci perché. E allora sarà ancora bello quando vince il Milan, quando il Milan vince, questa la indosso sempre. E adesso, testa alle Leverkusen, un consiglio, questa sera, per chi volesse, c'è Bayern Monaco contro il Bayern Leverkusen,
vediamo come si comporteranno i nostri avversari di martedì. Buona domenica, domani diciamo buon weekend, ecco, buon weekend, buon sabato e buona domenica.